La parola che è venuta durante la processione è questa, parola del Signore, ritornata a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Chissà che non cambi e si plachi, e lasci dietro di sé una benedizione, offerte libazione per il Signore vostro Dio. Suonata la tromba, proclamato un digiuno, radunate il popolo, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, anche i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Vengono i sacerdoti davanti al vestibolo e dicono: perdona, Signori, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alle derisioni delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Ecco, il Signore ci invita alla conversione, ci invita alla penitenza, a batterci il petto, perché tutti siamo peccatori davanti a Dio. La verità non è nella nostra bocca e nella nostra vita. I traviamenti della via del Signore sono palesi. Oh Signore, ti chiediamo perdono della nostra ipocrisia. Possiamo mentire agli uomini, ma non possiamo mentire a te. Possiamo mentire a noi, dissimulando il male che è dentro il nostro cuore e sulle nostre labbra, ma non possiamo mentire a te. Perdona, Signore, in questo momento, purificaci, liberaci. Per intercessione di Maria, nostra Madre, della Addolorata, che piange per i suoi figli, terge le lacrime. O tu che piangi, perché c'è anche una consolazione per te: i tuoi figli ritorneranno. Yavakish Monkara Hanakish, Sharanaku Marayana Hanayen. Convertitevi e fate penitenza, battetevi il petto e preparate la via del ritorno a colui che vi aspetta. Con queste parole, fratelli e sorelle, introduciamo questo rito penitenziale che deve penetrare dentro di noi, perché se resta al di fuori è un rito menzognero, come tanti riti che facciamo, come tante parole che pronunziamo, come tante facce allegre che presentiamo al Signore quando c'è il marcio dentro il nostro cuore. Signore mio Dio, dacci la limpidenza del cuore e va che presentiamo a Te i nostri peccati, li mettiamo ai Tuoi piedi perché la Tua misericordia scenda su di noi. Pelere ni matusta na poru tu.
Nukurunia ke moru. O Padre che dell'agnello immolato sulla croce, fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa, nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che alle acque del battesimo ci fai risorgere come primizie dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Simeone disse a Maria: egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la tua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa associata con lei alla passione del Cristo partecipi alla gloria della sua resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Egli disse: è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. Ogni sabato celebriamo la messa votiva della Madonna secondo diverse angolature, ripercorrendo i misteri di Maria. Questa mattina vogliamo celebrare, come al solito, la messa votiva della Madonna, ma vogliamo vederla nel mistero della croce, come l'addolorata sotto i piedi del suo figlio che pende dalla croce per la salvezza del mondo. Essa è la nostra madre e ci invita a guardare a Gesù per diventare luminosi. Quando noi guardiamo gli uomini o guardiamo noi stessi, diventiamo tenebrosi, perché tenebra noi siamo, tenebre l'uomo.
soltanto guardando Dio sulla croce diventiamo luminosi di quella luce che esce da Cristo Signore, dal volto di Cristo Signore. Ed è un invito che io vorrei rivolgere a tutta la comunità dei credenti di guardare il volto di Gesù, guardare il volto del Signore, perché le nostre tenebre siano diradate, perché la luce della nuova vita risplende dentro di noi, perché il mondo cattivo delle tenebre che dentro di noi e attorno a noi sparisca davanti ai nostri occhi e rifulga dentro il nostro cuore la luce smagliante di Cristo, la luce della verità e dell'amore. Contempliamo questa mattina Maria sotto la croce, la madre del dolore, che accompagna suo figlio nel suo lungo cammino, e accompagna ciascuno di noi nel cammino, perché come il primogenito, così anche i secondogeniti siano conformi al suo primogenito, perché come ha accompagnato il suo figlio primogenito, così accompagni noi che siamo i figli di lei, in modo da percorrere la stessa strada ed essere immolati sulla stessa croce del figlio, perché questa è l'unica via per arrivare alla gloria e la via della vita. Fratelli e sorelle, Maria nella casa di Giovanni dovette raccontare a Giovanni tutto quello che essa passò per il suo figlio. E Giovanni rivide in ogni uomo la via del Calvario e la ditò a noi e ne parlò agli altri. È l'unica via che porta alla salvezza. Ecco Maria davanti a Simeone quando presenta il bambino. Simeone dice: la spada trafiggerà il tuo cuore. Perché questo bambino è rovina ed è resurrezione, perché si manifestano i segreti nascosti, occultati nei cuori degli uomini. Gli uomini possono occultare i propri pensieri, i propri desideri, i propri sentimenti nei cuori, ma Cristo scopre i desideri del cuore e davanti alla croce si manifestano tutti i cuori, quelli buoni e quelli cattivi. Maria accompagna suo figlio, lo accompagna nel cammino della vita, ma lo accompagna soprattutto negli ultimi giorni. Ecco Maria sotto il pretore di Pilato. Potete immaginare quale strazio nel cuore di Maria, nostra madre, quando vede la folla inferocita che gride crocifigge, crocifigge, quella folla che tante volte l'aveva acclamato, che pochi giorni prima l'aveva osannato: benedetto colui che entra nel Tempio del Signore, che viene nel nome del Signore. Quale strazio patì Maria quando lo vide posposto a Barabba,
là nel pretorio, Pilato vuole fare una proposta e dice: lascerò uno libero, come consuetudine. Volete Cristo, re dei giudei, l'unto, o volete Barabba, l'assassino? E il popolo inferocito e sobillato grida: vogliamo Barabba. Cristo, crocifigilo. E Pilato lo abbandona nelle mani dei giudei, il Cristo, e lascia libero l'assassino, Barabba. Barabba e l'assassino viene assolto e il Cristo innocente viene condannato. E Maria piange, piange. E lo accompagna lungo la via del Calvario, e sosto sotto la croce. Non ci sono più i discepoli, sono fuggiti. Anche Pietro è fuggito. C'è solo Giovanni. Sente gli insulti della plebe. Ecco il figlio suo che compie il sacrificio redentivo dell'umanità tra gli insulti dell'umanità. È tutta l'umanità che lo insulta per questo atto di amore che gli compie, per la vita che gli dona là sulla croce. E Maria porta tutto il peso dentro il suo cuore lacerato da tutte le voci, e davanti a Maria si apre come il sipario di tutte le condanne al suo figlio. E Maria rivive quel dolore che Simeone le aveva annunciato. La spada trafigge il suo cuore. La spada trafiggerà il cuore di Cristo, da cui uscirà sangue e acqua, ma già prima di passare per il cuore di Cristo, passa per il cuore di Maria, che è là sotto la croce ad offrire il suo figlio. Noi vogliamo cogliere questo momento rileggendo questa pagina del Vangelo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Un po' più distante c'era Giovanni. Sono gli unici personaggi che condividono la passione del Signore, gli altri, o chi grida, o chi singhiozza, o chi fugge. Il dolore di Maria si ripete nei secoli. Maria accompagna i propri figli nel cammino obbligato dalla croce, perché si arriva alla luce mediante la croce. Secondo quel detto, ad lucem per crucem. E Maria accompagna i suoi figli e piange per i suoi figli traviati, perché appunto quei figli traviati debbono essere redenti dal sangue dell'unigenito, dal sangue di Gesù. Riviviamo per un momento il dolore di Maria e consoliamo Maria, nostra madre. Noi sogliamo consolare gli uomini, ma questa mattina vogliamo consolare Maria. Gesù a Margherita la Coque chiede consolazione: consolate il mio cuore. Ma anche Maria chiede consolazione: chi mi consolerà? Vogliamo consolare Maria, nostra madre,
che soffre per il figlio Gesù, che soffre per i figli che camminano in questo mondo e ripercorrono la via del suo primogenito. Stiamo vicino a nostra madre, raccogliamo le lacrime della nostra madre, perché quelle lacrime sono purificazione per noi. O Maria, Madre nostra, questa mattina vogliamo sostare con te sotto la croce e vogliamo fare tua, nostra, la tua afflizione. Vogliamo condividere il tuo dolore e vogliamo offrire a te le nostre povere preghiere, perché tu rioffri al tuo figlio e il tuo figlio offre la sua vita per tutti i mali del mondo, per tutti i peccati degli uomini. Quanti peccati oggi nel mondo e Maria soffre, quante lacerazioni nel suo mistico corpo e Maria soffre. Guardiamo la sofferenza della madre. Chi ti consolerà, dice il profeta? Chi tergerà le tue lacrime, dice il profeta? Non si trova in mezzo a te un consolatore. Ma noi vogliamo consolare Maria. Questa mattina, e vogliamo condividere il suo dolore, il dolore che essa manifesta a Siracusa quando piange, il dolore che essa manifesta in tante apparizioni quando lacrima e lacrima, lacrime di sangue. Vogliamo condividere il dolore di Maria, ma questa condivisione non sia sterile. Ascoltiamo allora la voce del profeta Gioele: lacerate il cuore, piegate le ginocchia, uscite dalle vostre situazioni, implorate perdono per i peccati del popolo. Fratelli e sorelle, noi siamo qui, in questo tempio che è sorto appunto come tempio, come luogo di preghiera per i peccati del popolo, per i peccati della città. Quanto sangue innocente è stato versato, quante angherie, quanti soprusi, quanti peccati contro Dio e contro gli uomini. E in questo luogo penitenziale noi vogliamo implorare perdono, perdono per noi, per la nostra città, per tutti quelli che sono stati raggiunti dal dolore, per tutti quelli che sono stati raggiunti da Cristo, Signore, che l'ha invitato come Cirenei a portare la propria croce fino a Calvario. Fratelli e sorelle, questa mattina noi siamo qui per implorare con Maria perdono dei peccati della città, dei peccati di questo popolo, dei peccati dei grandi, dei peccati dei piccoli. Vogliamo piangere con Maria, consolare Maria e stare con Maria, chiamare Maria in casa nostra, condividere il suo dolore. O Maria, Madre nostra, noi stiamo con te questa mattina, condividiamo il tuo dolore, ma ti promettiamo, Maria, di essere più buoni, di fare trionfare l'amore dentro il nostro cuore. Ti promettiamo, Maria, di essere più buoni con il tuo figlio Gesù, più buoni tra di noi. E tu, Maria, offri la nostra preghiera a tuo figlio e, come impetrarsi dal tuo figlio, perdono per i peccati di coloro che lo travigevano, implora perdono per coloro che trafiggono tuo figlio negli uomini trafitti, negli uomini colpiti, negli uomini che portano la medesima croce di Cristo per la redenzione del mondo. Amen.
chi può non piangere dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio per i peccati del popolo suo e le vede Gesù nei tormenti del duro supplizio. Per noi ella vede morire il dolce suo figlio solo nell'ultima ora. O madre sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime, fa che arda il mio cuore nell'amare Cristo Dio per essergli gradito. Ti prego, Madre Santa, sieni impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto patire. Con te lascia che pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo io desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce, inebriam del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso, rimani, o madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora della mia, del mio passaggio, fa che per mezzo e per mano di Maria io giungo nella gloria. Quando la morte dissolve il mio corpo, apri, mio Signore, le porte del cielo, scioglimi e accoglimi nel tuo regno di gloria. Signore, fa che queste parole della sequenza penetri dentro il nostro cuore e che noi uniamo il nostro cuore al cuore di nostra madre, che il nostro cuore sia penetrato dal dolore del cuore di nostra madre, che i sentimenti di verginità, di purezza, di santità del cuore di nostra madre penetro dentro di noi, che sentimenti di amore, di profondo amore e di immolazione penetro dentro di noi. O Maria, gradisci in questo momento il dolore che noi sentiamo per i nostri peccati, gradisci in questo momento questa associazione che noi vogliamo fare al tuo dolore, al tuo pianto, e per tua intercessione si è data la remissione dei peccati a noi, a tutto il popolo e a tutta la città. Lode e gloria a te, o Signore. Non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, si da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma offrite nei vostri cuori voi stessi come vivi tornati dai morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato infatti non domini più su di voi, poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Amen. Ti ringraziamo, Signore, perché tu guarisci tante persone, perché tu largisci grazie di conversione, perché tu aggiusti tante situazioni, però tu leghi queste guarigioni fisiche,
queste conversioni spirituali e queste soluzioni di difficoltà al dolore dei nostri peccati. Perché tu, fratello, sorella, non sai quale connessione c'è tra un cancro di una persona e il tuo peccato. Tu, fratello, sorella, non sai se un male che affligge una famiglia sia connesso con una tua trasgressione. È vero che Gesù ha patito per i peccati di tutti, però vuole la tua cooperazione a quello che manca alla sua passione redentrice, quello che manca ai patimenti di Cristo. E in questo momento, fratelli e sorelle, il Signore ci chiede il dolore dei propri peccati e l'offerta personale dei nostri patimenti, perché il Signore largisca grazie di guarigione, di conversione e di soluzione di tante difficoltà ad alcune persone qui indicate. E poi davanti a Gesù presentiamo i nostri peccati che hanno una connessione misteriosa con le sofferenze degli altri e chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati e offriamo anche le nostre sofferenze per le guarigioni, le conversioni e le soluzioni di tante difficoltà in alcuni che appartengono a questa assemblea. È un momento di offerta che il Signore chiede in questo momento prima dell'offertorio e che voi continuerete a compiere durante l'offertorio. Signore, io ti offro i miei peccati col mio dolore e ti offro le mie afflizioni perché tu guarisca una persona alle costole, perché tu guarisca in questo momento una persona che soffre al cuore, perché tu dia la grazia della maternità ad una coppia che geme, perché tu voglia dare il dolore dei propri peccati a una persona, anzi a due persone che hanno bisogno di conversione, perché tu convinca due persone a non angariare il prossimo e a restituire quello che hanno tolto, perché tu sollevi una donna nella sua solitudine che soffre, perché tu consoli 10 persone che soffrono per i propri figli e le proprie figlie. Signore, tu vuoi concedere tutte queste grazie, ma vuoi che noi le chiediamo offrendo il nostro dolore, offrendo le nostre sofferenze, ma soprattutto offrendo il peccato perché si è distrutto da te con il sangue che esce dal tuo costato. Grazie, Signore Gesù, perché tu stai concedendo tante e tante grazie, grazie di conversione, una liberazione, 3 guarigioni fisiche. Stai sciogliendo una situazione familiare grave. Grazie, Signore, perché tu, per i meriti di tua madre, per le lacrime di tua madre e per la nostra collaborazione nel dolore dei nostri peccati, sei misericordioso questa mattina e lo agisci grazie a questo popolo. Grazie, Signore Gesù. E nessuno può opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele.
Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e nessuno può resistere a te, o Signore. Ora, Signore Dio Re, Re di Abramo, risparmi il tuo popolo, perché mirano a distruggerci e bramano di far perire quella che è la tua eredità dei tempi antichi. Non trascurare la porzione che per te stesso hai liberato dal paese d'Egitto. Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità. Cambia il nostro lutto in gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non lasciare scomparire la bocca di quelli che ti lodano. Allora tutti gli israeliti gridavano con tutta la forza, perché la morte stava davanti ai loro occhi. Ester 4. Signore, noi gridiamo a te perché tu voglia salvare il tuo popolo. Signore, la nostra lode salga a te, la nostra preghiera salga a te, perché tu dia forza ai tuoi figli di camminare sempre sotto la tua guida e di cantare al tuo nome. Signore, fa che noi non guardiamo a noi per non diventare tenebrosi, ma guardiamo a te, unico Signore. Fa che non guardiamo gli uomini che percorrono vie storte. Fa che non abbiamo paura di Amman, che voleva emergere e voleva la morte, ma abbiamo paura di te, abbiamo timore di te e cantiamo a te la lode, perché tu puoi salvare chiunque in te confida. O Signore, eccoci qui davanti a te questa mattina e insieme con tua madre noi ti preghiamo, salva il tuo popolo, Signore. O Signore, che nella memoria della Beata Vergine addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, aiutaci a completare in noi, per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo, tuo Figlio. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Adesso sarà Gesù a darci la sua benedizione. Durante la processione pregate. Pregate perché il Signore vuole concedere grazie per intercessione di sua madre, vuole ancora guarire, vuole ancora convertire, vuole porre lacrime sugli occhi delle persone dure, vuole spezzare alcuni cuori, vuole proclamare la pace, vuole dare benedizione e consolazione.